Bella a tutti voi ragazzi e ragazzi del vostro caro Mastro Vinca e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, quest'oggi volevo portarvi un contenuto un po' diverso dal solito. Infatti ho acquistato questo rompicapo in legno e diciamo volevo registrare questo video in cui cercavo di risolverlo secondo le istruzioni che ho trovato su internet, perché col pacco mi è arrivato giusto l'enigma e non nient'altro. E sta scritto che comunque devo smontarlo e rimontarlo. Facile da smontare allo stesso tempo, ma allo stesso tempo è difficile da rimontare. Quindi direi subito di andare ad analizzare l'enigma in sé e provare a risolverlo. Allora, l'enigma in sé è questo, quindi come vediamo ci sono tutti questi tipologie di pezzi di legno che sono sistemati per incastrare uno con l'altro. Per smontarlo, allora, non immagino che ci sia un qualche tipo di meccanismo particolare, o meglio penso di sì, anche perché se no non si ha il modo di smontarlo. Allora, quindi se faccio in questo modo, no, così, no, singolarmente non penso che abbiano intenzione di sfilarsi. E non vorrei forzare chissà quanto per non romperlo più che altro. Allora, quindi penso che forse in questo modo. Allora, l'unica cosa che mi viene da pensare trovare un modo non dico per forzarlo, ma perché secondo me ci sta un meccanismo ben preciso per secondo me sicuramente. Allora, l'unica cosa che forse mi potrebbe venire da pensare è che se magari prendiamo un angolo solo, proviamo a sfilarlo, non ci riusciamo. Però, secondo me, se proviamo, no, perché sembrano proprio incastrati tra di loro, quindi la cosa che voglio invece provare a fare, no, ma non è da così, neanche da così, e quindi magari provare a fare in questo modo, uno verso una parte, uno verso l'altra, no, neanche in quest'altro verso va. Quindi se invece provo a fare in questo modo, no, allora allora
Allora. Allora. Sinceramente non so effettivamente allora a questo punto come risolverlo. Quindi se invece... Allora, ho questi tre pezzi, no? In totale sono 2, 4, 6. Che sono in entrambi i modi questo parallelo a questo, questo parallelo a questo e questo parallelo a questo. Quindi sono in totale due gruppi da 6, per così dire. E quindi se invece di provare a toglierne uno alla volta si prova a toglierne più di uno alla volta. Oh, messo un po' troppa forza in verità, però a quanto pare ci sono riuscito a smontarlo. Quindi, devo ammettere che veramente, veramente, cioè era veramente, veramente difficile da fare. Quindi, allo stesso modo, dovrei rimontarlo. Quindi... Se non ricordo male, i pezzi venivano sistemati. Allora, diciamo che vengono sistemati sostanzialmente in modo parallelo uno all'altro, quindi in questo modo. Quindi due di qua. 2 in verticale, quindi ne abbiamo 2. Quindi diciamo quello che bisogna cercare di fare, innanzitutto per me, è capire come vanno incastrati l'uno all'altro. E forse ho capito come inserirli perché allora le due parti e queste con la riga penso vanno verso l'interno, si vanno verso l'interno, mentre quelle senza riga penso vanno verso l'esterno. No, diciamo su quella tagliata, scusate. Quindi questa sicuramente sarà la parte verso l'interno. Quindi, ok, praticamente ho tutte le 6 le parti che vanno verso l'interno, verso l'alto.
Bye.
Ok ragazzi, direi per questo video è tutto e spero che questo enigma vi sia piaciuto e che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando lasciate un bel mi piace e un commento e mi raccomando iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, così da non perdervi nessun nuovo video. Io vi saluto, ciao a tutti voi.